vissuto questi ultimi, quest'ultimo anno e questi ultimi 6 mesi nel caso nostro, ormai 8 mesi, molto velocemente, molto intensamente, però assolutamente abbiamo bisogno di fermarci e riflettere, e questo farlo attraverso questo meccanismo, cioè riprendere. Io propongo già da gennaio una nuova assemblea generale. Oggi magari, che da un po' che non ci vediamo, ci stiamo un po' dilungando noi portavoce, dalla prossima volta si può invertire il paradigma, e quindi un altro evento organizzato sempre da attivisti per riprendere periodicamente il nostro dialogo. Su Roma, tre cose mi vengono in mente da dire sulle quali stiamo lavorando. Stiamo lavorando sempre, devo dire, in gruppo, facendo gruppo noi quattro, ma con i municipali che fanno un lavoro fondamentale nel territorio. Teniamo conto che Roma è una realtà particolare, è il comune che ha il più alto numero di portavoce comunale. Comunali e municipali siamo 33, quindi più di Parma e più di altre città. Se poi, sempre minoranza, siamo, però, se poi aggiungiamo anche la compagine regionale e parlamentare, Roma è effettivamente una città molto complessa anche per il Movimento 5 Stelle, quindi vi chiediamo scusa anche per gli errori che abbiamo commesso anche in termini di comunicazione in questi 6 mesi. Ecco, grazie all'Assemblea, secondo me, grazie agli interventi di oggi e delle successive, vogliamo sicuramente migliorare e migliorarci. Tre cose, dicevo, lavoriamo molto a squadra e anche con i tavoli di lavoro. E questo devo dire un grande ringraziamento ai tavoli, per esempio patrimonio urbanistico, anche per la revisione della spesa e altri che ci stanno aiutando tantissimo. Attenzione, non ci danno solo il supporto, il sostegno, si tratta anche di indirizzo, di controllo, di verifica, di rettifica, questo è molto importante. Tre cose molto rapidamente, patrimonio immobiliare. Da cittadino, quando anni fa sentivo sui media, sui giornali parlare del patrimonio immobiliare di Roma, lo percepivo come entità astratta che poco aveva a che fare con la vita reale. Invece in realtà abbiamo visto, documenti alla mano, che gestire correttamente il patrimonio, cioè gli immobili, le case che noi possediamo attraverso il comune, se lo gestissimo correttamente, questo avrebbe un impatto positivo sulla nostra vita in termini di meno tasse, più servizi, più posti di lavoro, più case per chi ne ha bisogno, e sicuramente periferie migliori. Ecco, noi stiamo lavorando moltissimo sulle delibere che hanno a che fare con il patrimonio. Ci opporremo fortemente, già lo stiamo facendo in commissione, alla vendita del patrimonio immobiliare, anche perché a tutti gli effetti sarà una svendita. Su questo lavoriamo molto anche con regionali e con parlamentari, oltre che ovviamente con i municipali. Altra cosa, quindi su questo già da gennaio è un aggiornamento importante. Un'altra cosa, noi abbiamo la presidenza della commissione speciale per la revisione della spesa. In questi primi mesi abbiamo ascoltato assessori, dirigenti, eccetera, abbiamo rilevato sprechi, ma sprechi veramente, di buttare i soldi, prendere cassette piene di decine di milioni di euro e bruciarli. Questo sta accadendo, noi li stiamo rilevando, collezionando, e da gennaio aggrediremo il problema, e sicuramente anche di questo avrete notizia. Anzi, alla prossima assemblea generale il mio intervento molto breve sarà esclusivamente su come faremo a recuperare questi decine di milioni di euro, anzi centinaia di milioni di euro. Ultima cosa, e questo la dice lunga su come lavorano i giornali, anche quelli che dovrebbero essere i nostri amici. Quanti di noi, e qua siamo tutti quanti del movimento, vicini al movimento, quanti sanno che il Movimento 5 Stelle di Roma ha salvato il parco archeologico più importante al mondo, quello della Pia Antica, da una speculazione? Questo è accaduto 3 settimane fa. Quanti di voi l'hanno saputo? Vedo qualcuno che alza la mano, ma diciamo, qua siamo 200 in comunico, qualcuno si è parte in causa. Ebbene, noi con le nostre denunce, a partire dai municipali, comunali, abbiamo avviato un'attività che ha portato al sequestro di un'area di 22 ettari che sta nel parco più importante del mondo, che è quello della Pia Antica. I giornali non ne hanno parlato, comunicato stampa, ma solamente dei giornali locali praticamente hanno fatto qualche traffico. Ecco, anche su questo, noi tutti, in particolare i municipali, mettono un vero nostro applauso. Grazie.